Se dovesse consigliare a un agricoltore che vuole diversificare, partire con le officinali, due o tre consigli per partire? Il nostro è un settore un po' complesso da approcciare con il semplice concetto di diversificare, cioè passo dal girasole al mais, alla colza, non funziona così. È un mestiere, ci vuole il tempo per svilupparlo, quindi quello che noi consigliamo di solito è questo, cioè fate delle prove su piccola scala, fate delle produzioni su piccola scala, confrontatevi con degli esperti che vi possono un pochino indirizzare su quelli che possono essere poi dopo i passi ulteriori da compiere. Considerate che servono 3, 4, 5 anni per sviluppare questo tipo di attività in termini di competenze, ci sono degli investimenti da fare che vanno fatti un pochino a ragion veduta, cioè io devo intanto guadagnarmi il contratto di coltivazione, perché l'obiettivo è coltivare per vendere, non coltivare e poi cercare di fare una cosa. E poi dico sempre, inizialmente sulla base della dimensione dell'azienda fate anche una scelta strategica, cioè volete andare verso un'agricoltura di grande superficie oppure volete fare una filiera corta? Macfruit, un piccolo salone per il momento dedicato specificamente alle erbe officinali, com'è andato e può essere l'inizio di invece un salone che si distacca o comunque un'area sempre presente? Noi ci contiamo, quando abbiamo cominciato questo progetto con il presidente di Macfruit Piraccini abbiamo subito visto l'opportunità di creare un polo di interesse sulla nostra, un hotspot per la nostra realtà. Quello che vorremmo fare, vorremmo portare tutto qui, cioè portare qui i buyer, portare qui i produttori, portare qui la tecnologia che è uno dei settori tra l'altro chiave della nostra filiera e vedere di creare un qualcosa di permanente in cui si faccia business, quindi affari, scambi di informazioni, ma soprattutto poi l'attività che noi facciamo come FIPPO, che è un po' la nostra prerogativa, è quella di informare, cioè dare una luce sul mercato, i trend, gli andamenti, i consumi, le possibilità tecniche, le soluzioni tecnologiche e quant'altro serve a piano piano a formare anche una nuova classe di produttori di cui abbiamo decisamente bisogno. Ha citato il mercato, come lo vede personalmente da qui ai prossimi 10 anni? Se uno guarda i numeri del mercato internazionale, parliamo di crescite a ritmi a doppia cifra nei prossimi, almeno fino al 2030. Dietro questo c'è anche un fenomeno che è quello che riguarda paesi come l'India e la Cina, cioè parliamo di 3 miliardi di persone nel mondo che sono degli utilizzatori massivi di prodotti a base di piante officinali e che ne richiedono sempre, sempre di più. Uno dice, la Cina comprerà mai in Europa le erbe? Le compra già adesso, già oggi la Cina si approvvigiona in Europa perché ovviamente è interessata alla qualità, è interessata alla sicurezza del nostro prodotto, e quindi dobbiamo essere pronti a far fronte a un mercato in grande espansione.